Aspetta che sono entrato come spettatore. Eh, vai, prova a dirlo adesso. Fuxia, fucsia, fucsia. No, no, è impossibile, o le vedi fucsia, non entri dentro. È una fucsia. e rientra. ragazzi, potete cercare la gara. Staccato, race. Le bandierine saranno fucsia, non più arancio, mi raccomando. Sì, sì, stanno entrando. Stanno entrando. Ok, eh, non so, proviamo. <ride> vedo che si stanno schierando. Vediamo un attimino, dai. Conto sì, la sì. lo vedo.

giornata più che mai decisiva quest'oggi, la Rec Race, sesta tappa del campionato d'inverno, Trofeo Città di Salò, oggi dunque su un percorso che abbraccia le strade attorno a Salò, una tappa fondamentale sul percorso al trono della Rec Race, su un percorso comunque nervoso con tre ascese al cunettone perché per i ciclisti appunto della zona una, un must, possiamo dire una salita comunque che spesso viene affrontata in allenamento. E che oggi sarà arbitro della sfida per il trofeo Città di Salozza. Saranno tre giri. Dunque del percorso attorno a questa località turistica sulla sponda ehm, bresciana del Lago di Garda. Che sicuramente vedranno dunque una corsa molto molto selettiva. Prima della classifica generale, dopo cinque tappe, tre raccomandazioni importanti per tutti voi atleti. La prima, quando manca poco più di un minuto, smettete di pedalare in quanto la piattaforma. Comunque vedendo dei movimenti, rilevanti i movimenti del rullo, appunto potrebbe darvi delle penalità prima della partenza. La seconda comandazione, provate adesso a eh, pedalare, a fare un giro di pedali per vedere se i parametri che compaiono sullo schermo sono in movimento. Se sono in movimento siete sulla gara giusta, se invece non si muovono i parametri, vuol dire che dovete uscire da eh, Rack Race e rientrare sulla gara Trofeo Città di Salò. Vi accorgete appunto della gara esatta in quanto anche sono presenti due bandierine fucsia lungo il percorso che, che delineano i, i GPM. La terza e ultima raccomandazione prima del via che è dal da countdown, dunque seguite il countdown per il via e partite qualche istante dopo. Eh, in quanto la piattaforma, se partite, nel momento in cui appunto il countdown termina, anche in questo caso potrebbe ehm, infliggervi una penalità alla partenza. Come sappiamo, dunque, la partenza è fondamentale. In queste corse. Eh, abbiamo visto quindi, eh, nei primi chilometri, comunque decidersi già il gruppo che poi andrà a giocarsi la vittoria finale di tappa, e dunque. Se c'è una cosa da non sbagliare in questi istanti, è proprio la partenza. Prima dunque del lancio della gara, ricordiamo anche la eh, classifica dopo 5 tappe, Parimeto al comando, Riccardo Galante e Daniele Zigliori con 40 punti. Terza posizione in classifica per Alberto Argenta con 29 punti. Quarta piazza per Gianluca Peruta con 26 lunghezze, primo podio settimana scorsa per Gianluca Peruta. Nella Dar, eh, Iseo da Fabbario Terme, Qua, quinta posizione per Alberto Merli, il vincitore della Rozzinuovi Sarezzo con 24 punti, sesta piazza per Fabrizio Salutari con 17 lunghezze, settima posizione per Gabriele Sbarufatti con 15 punti, ottava piazza per William Mendini con 11 lunghezze, nona posizione per. Fabio Zancanella con 10 punti e decima piazza nella generale dopo 5 tappe complessive per Thomas Capra con 9 lunghezze totali. Vediamo ancora che eh, settimana prossima, al termine del Trofeo Tre Laghi, ci saranno anche le premiazioni finali con premi per i primi 10 classificati del Rec Race Campionato d'Inverno. Oltre a tanti altri premi che poi ne parleremo lungo questa diretta. Questa diretta, dunque. Live sui canali Facebook di eh, Pentaciclismo Ciclismo. Rec Race sulla pagina Facebook di Ciclo Coror, che è il partner media partner da qualche settimana di questa manifestazione. Intanto mancano 120 secondi circa al via. Dunque, tra pochi istanti, smettete di pedalare, bloccate il rullo, altrimenti, ripetiamo, la piattaforma di cool potrebbe eh, decretarvi una penalizzazione alla partenza. Sono sempre di più gli amici, intanto. Che si uniscono al campionato d'inverno Rec Race. Salutiamo oggi i nuovi arrivati: Alessio Conti, Vito Nacci, Davis Missio, Walter Azzolini, Paolo Giuliano, Davide Buzzoni, Stefano Enderle e Giuseppe Santoro. Dunque, sono i nuovi amici che oggi debuttano ufficialmente alla Rec Race, un minuto trenta, intanto alla partenza del trofeo città di Salò, tappa più che mai fondamentale ai fini della classifica su un percorso comunque altamente selettivo prima del tappone finale. La settimana prossima il Trofeo Laghi su un il percorso forse più duro di questa Rec Race che decreterà dunque il re del campionato d'inverno. Oggi 38 km, 3 giri complessivi lungo il percorso di Salò e 2 GPM al, al secondo e al terzo giro. Intanto una correzione della regia, saranno 41 km complessivi. Dunque... Quando mancano 50 secondi al via, tutti contro Riccardo Galante e Daniele Ziglioli, capo la classifica, pari merito a bracetto. Dopo 5 tappe complessive, con 4 vittorie per Galante, con tanti podi, con tanta regolarità, per Daniele Ziglioli, 30 secondi in questo momento, e poi sarà battaglia lungo le strade che circondano Salò, lungo la sponda. Dunque Bresciano e Lago di Garda dove oggi sul circuito del cunettone si deciderà dunque il vincitore della sesta tappa Race. Dieci secondi in questo momento. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ed in questo momento via ufficiale della... Trofeo Città di Salò, sesta tappa del campionato d'inverno Rec Race, eccoli 74 partenti. Lanciarsi lungo, lungo il percorso. In questo momento, più che mai decisiva la partenza. Vedremo quale sarà il gruppo tra pochi istanti che si formerà dopo le prime battute e da cui poi uscirà il nome. Del vincitore di quest'oggi parte forte, intanto con numero 21, Luca Massaccesi già 4 secondi di vantaggio in questo momento, per il numero 21 in gara che parte davvero a tutta mentre il gruppo dietro di slancio torna sulle ruote di battistrada, andrà poi a formarsi in questo primo giro, dunque il gruppo degli uomini che poi si giocheranno le fasi finali di corsa. Intanto mentre Andranno ancora delle Delinearsi, Istituzione in gara, e ancora anche tutti gli sponsor che oggi, come sempre, supportano il progetto Rec Race. A partire dall'azienda Martin Pellet, che come dice il nome, appunto, è impiatta nella vendita dei Pellet ad Agnosina, in provincia di Brescia. Poi si ringrazia Apple di Oscar Cordini, intermediario assicurativo da oltre 40 anni con esperienza nel settore ad Esenzano del Garda. Poi. Ovviamente si ricorda CNG professionisti del di diritto di legno a Condino in provincia di Trento, Pasticceria Europa a Montichiari in via Europa. di domicilio più che mai, dunque, fondamentali in questo periodo di ehm, lockdown o quasi l'emozione della dolcezza. Dunque a Montichiari. E poi Puritura metalli Zanotti a Bione in provincia di Brescia. Dal 60% sul mercato, dunque, attivi in Valsabbia per la smerigliatura, pulitura e lucidatura di metalli prodotti lavorati. E poi, tra Ali a Ghedi, trasporti liquidi e chimici. Da eh, oltre 25 anni, dunque, il signor Livio Zanetti e la signora Daniela Sommenti gestiscono questa attività a Ghedi, in provincia di Brescia, impegnata, dunque, nel, 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 nel trasporto liquidi chimici e poi il partner tecnico x Sport Design, che come sempre offre i premi eh, per le tappe del Rec Race, azienda impegnata da oltre 35 anni sul mercato, e partner oltre tutto tecnico del team UAE Emirates, tre professionisti a Paetone in provincia di Brescia, e poi Omard di Mendini Giuseppe e figli, carrozzeria, autoficina a ehm, Prevalle in provincia di Brescia salutiamo anche la famiglia Mendini oggi in corsa con William, Arianna e Cristian, sempre protagonisti sempre attivi protagonisti della Rec Race oltretutto anche William Mendini, secondo il classificato ricordiamolo ancora, nella terza tappa la Brescia-Montemagno nella Rec Race e poi, per finire, l'ultimo partner, il progetto eh, Rec Integra, che offre anche i campioncini in palio per ehm, i eh, traguardi volanti e i GPM, in questo caso di quest'oggi. Oltretutto, gli esperti del team eh, Rec Race sono a vostra disposizione con maggiori informazioni sugli integratori eh, Rec Integra, un'arma in più, sicuramente per gli sportivi della Rec Race. E intanto live in corsa si forma già il gruppone in questo primo giro di gara dopo due chilometri e mezzo al comando dei tali ritmi Alberto Argento dopo un sfortunato passaggio settimana scorsa ehm, con problemi tecnici per lui oggi più che mai determinato a rifarsi ed è già lì a eh, batter forte su questo tratto in passo piano con pendenza al 3.4% è lui che dunque che redette ritmi in questo frangente nel gruppo di testa Alberto Argenta, il terzo della classifica generale con 29 lunghezze. Oggi lui ha intenzione di sicuramente tenere aperta la sua deck race. Lui che in questo momento si trova a 11 lunghezze di ritardo dalla coppia al comando, ovvero Riccardo Galante e Daniele Ziglioli. Intanto sempre lui al comando, Alberto Argenta. Eccoci, intanto. Vedere il passaggio, dunque, del gruppo in questo momento di testa, dove è presente anche fra gli altri Riccardo Galante, il capoclassifica al pari di ehm, Daniele Ziglioli. Pian piano poi vedremo anche tutti i componenti di questo gruppo, di questo fondo gruppo che sta in questo momento guidando la corsa. È presente anche il secondo classificato di Saretto, ovvero Thomas Capra, che è tornato dopo la scorsa in cui anche lui, per motivi tecnici, non è presente nel gruppo di testa è tornato dunque protagonista in quest'oggi Thomas Capra, il tricolore esordienti 2019, secondo anno portacolori del team Veloce Club Borgo di Borgo Valsugana ed è lì oggi sicuramente a, eh, come fattore sicuramente importante nella corsa, lui che essendo mai fuori classifica eh, o comunque lontano dalle posizioni di verte della classifica, oggi sarà sicuramente un fattore importante per eh, guastare di fatto i piani dei leader della REC RACE Abbiamo eh, visto presente intanto in gruppo di testa anche il Riccardo Galante, così, co così come Daniele Ziglioli, i due capoclassifica che oggi si dà, vanno a giocare. Sicuramente un pezzo importante del campionato sul circuito di Salò. Ricordiamo che Salò, oltretutto, città meta turistica del, um, della sponda gardesana Bresciana, um, è una città comunque con una forte vocazione ciclistica. Quindi nel 1962 vengono disputati e organizzati i campionati del mondo. Eh, di ciclismo con la vittoria fra i professionisti di, del francese Jean Stablinski, due arrivi di tappa anche al Giro d'Italia nel passato, a Salò nel '71, con la vittoria di Davide Boifava, che a pochi chilometri da casa possiamo dire vinse a cronometro quel giorno, e nel 2001 la vittoria per Dario Frigo, sempre a cronometro quel giorno, nel giro poi vinto da Gilberto Simoni. E intanto. Vediamo in questo momento al comando con numero 152, Paolone, Aurelio Paulone. In questo momento guidare con un maggio davvero già importante sugli inseguitori. Partenza. Tutta in questo momento su questa rampa, per ehm, Aurelio Paulone, in bagna Bora Asgroe che guida tutto solo con già circa 11 secondi di vantaggio. Dunque, a sorpresa adesso. Si rompe l'armonia nel gruppo di testa perché se ne va tutto solo su questa rampa ehm, che di fatto poi è il GPM che troveremo al secondo e terzo giro, se ne va dunque Aurelio Pollone in questo momento, si lancia il suo seguimento anche con il numero 170 Walter Azzolini e dunque si rompe l'armonia nel gruppo di testa perché al comando... Diversi atleti stanno provando a divadere per anticipare di fatto quelli che sono i protagonisti del rec race, ovvero Galante, Ziglioli e Argenta. Eccoci sulle rampe di quel che può essere valido come GPM. In questa fase dunque con la pendenza al 10%, un GPM, una salita che lunga circa 500 metri, poco più e che poi nell'ultimo giro sarà sicuramente il trampolino di lancio verso il trionfo finale. Che partenza intanto per Aurelio Paolone, che anticipa tutti sul scolinamento al Cunettone. Siamo nel cuore dunque del primo giro di gara, e mentre si deve ancora delineare di fatto la situazione in, nel gruppo di testa, Ricordiamo anche tutti i partecipanti di quest'oggi. Sono 78, dunque, sempre più partecipanti, un numero comunque sempre più importante di partecipanti in queste gare per coloro che appoggiano il progetto Recres. Ricordiamo dunque i partiti di quest'oggi, ovvero Riccardo Galante, con il numero 1 in gara, la leader della classifica, Marco Domi, Antonio Mulas, Andrea Baldatti, l'altro co-leader della classifica, ovvero Daniele Ziglioli, Pierpaolo Gai. Andrea Bartolucci, Alberto Merli, il vincitore di Sarezzo, Luca Massacesi, Michele Piovaccari, il nostro amico vintage, anche oggi dunque in tenuta dunque eh, d'altri tempi per partecipare alla nostra gara Trofeo Città di Salò, Davide Peccini, Gianni Swanauer, Marco Pioltelli, Alessandro Dora, Luca Martinelli, Gianni Mameli, Alberto Argenta, altro grande protagonista della race, Alberto Argenta, e poi Claudio Zini, Gabriele Sbarufatti, Thomas Capra, Luca Cipriani, Cosimo Greco, Matteo Oriente, Fabrizio Brogi, Alessandro Pasqui, Gino Felice, Gianluca Peruda, Michele Lancini, Luca Dossena, Gianluca Romiti, Marco Politani, Fabrizio Salutari, Enrico Zinetti, William Mendini, Cristian Mendini, Ariana Mendini, Franco Belfiore, Mauro Spignoli, Giuseppe Ferrari, Anna Zani, Filippo Metelli. Federico Pugi, Francesco Martorelli, Dino Piscitelli, Claudio Pietroboni, Daniele Del Rosso, Michela Castagna, Franco Nisi, Roberto Augello, Giovanni Pulvirenti, Mirko Bargiacchi, Federico Arnoldi, Eros Beretta, Stefano Sandrin, Massimiliano Fostinelli, Mauro Giuliano. Passiamo poi a Alfio Zanni, Marco Torciati, Fabio Maggio, Andrea Englaro, Gerson Luciani, Paolone Aurelio, Alexander Kerelin, Alessio Conti, Vito Nacci, Massimiliano Di Marco, Davis Missio, Orazio Arrigo, Walter Azzolini, Paolo Giuliano, Davide Buzzoni, Paolo Azzanelli, Stefano Enderle, Enrico Rieti, Giuseppe Santoro, Luca Ricci e Luca Bianchi, dunque gli 81 partenti ufficiali della Trofeo Città di Salò. Intanto in corsa, avvicendamento al comando, vediamo come si porta questo momento in testa ehm, Walter Razzolini in compagnia sempre di Aurelio Paolone, il tandem, gli atleti che adesso guidano la corsa, con un vantaggio consistente su chi sta inseguendo, ovvero in prima persona Riccardo Galante, il leader della Rec Race, in questo momento in compagnia anche del numero 99 in gara, Pro a provare in... Ehm, Ovvero Luca Bianchi, ha provare dunque l'inseguimento in questo frangente sul tandem al comando, ma sono già 28 i secondi di vantaggio del tandem al comando. Ovvero pa Lu Aurelio Paolone e col numero 170, Walter Azzolini. Stiamo dunque per terminare. Tra pochi chilometri il primo giro, settimo chilometro di corsa per il coppia al comando, là dietro nel gruppo, diciamo inseguitore. Daniele Ziglioli fra gli altri, e eh, Alberto Merli, il vincitore di Sarezzo in settima posizione. In questo momento, anche lui oggi lottare per una piazza eh, nella top 10, così come Thomas Capra, ma a sorpresa guidano in questo momento Walter Razzolini sempre, e ehm, insieme a lui, anche col numero 152, Paolo Paolone Aurelio. Protagonisti dunque nuovi in questa corsa. Che guidano adesso con circa 30 secondi di vantaggio. Eccoci tanto con la regia anche sugli inseguitori, con il numero 92 in gara. Ovvero Franco Belfiore. Piazzato settimana scorsa nella top 10 Belfiore, eh, nel trofeo Iseo da Pabuari oggi ad inseguire un piazzamento ancora in top 10 in questo momento, Franco Belfiore. Anche per lui tratto di falso piano prima della discesa che ci riporterà di fatto a Salò e ci di fatto concluderà il primo giro di gara. Intanto con la regia, passiamo adesso in quarantesima posizione con il numero 71, Gino Felice. Eccolo a guidare questo gruppo, in cui è presente anche Ariana Mendini, una delle ragazze in gara quest'oggi. Gino Felice, anche per lui falso piano. Prima della discesa, dunque, siamo sulle colline che sovrastano di fatto Salò in questo momento con Gino Felice, anche per lui, dunque, tratto di falso piano. Prima della discesa e prima della picchiata per tornare in Salò. Intanto con le immagini. È la volta di Anna Zani, numero 100 in gara quest'oggi. Eccola inquadrata dalla regia. Anna Zani in 43 in posizione. Si alza sui pedali in questo momento. Anche per lei dunque è il tratto collinare che sovrasta la città di Salò. Eccola da, con la regia inquadrata. Così mette nel massimo del suo sforzo. 214 Watt, 30 all'ora in questo tratto di passo piano per Anna Zani. Tutta solo adesso ad inseguire. Il gruppetto che l'anticipa in questo momento. Vediamo ancora che oggi è la sesta e penultima tappa della REC RACE campionato d'inverno. Sabato prossimo dunque tappa decisiva la più dura. Sul percorso dei Tre Laghi, dunque della provincia di Brescia, con tante salite, dunque a rende di fatto decisiva l'ultima tappa, la più difficile come tradizione in questa tappe Dunque, l'ultimo giorno sarà decisivo per conoscere chi a questo punto, tra Daniele Ziglioli e Riccardo Galante, sarà il campione del campionato, dunque di Verno Rec Race. Intanto al comando della gara. Avvicendamento e primo posto per Walter Azzolini, il debuttante di quest'oggi. Ancora importante il vantaggio sugli inseguitori per eh, Azzolini. In questo momento ha perso qualcosa alle sue spalle, invece Aurelio Paolone. Poi, dietro ad inseguire ad ordire l'eseguimento, troviamo Thomas Capra, il tricolore esordienti 2019. Il Trentino di Borgo Valsugana. Eccolo in questo momento guidare il gruppo inseguitore dove è presente anche Riccardo Galante l'altro giovane trentino il capo classifica della Crace, dove è presente anche col numero 18 Alberto Merli il vincitore di Sarezzo con loro anche con il numero 137 Stefano Sandrin prime fasi ma già gara scoppiettante sulle colline del Cunettone su questa balconata di fatto che sovrasta la città di Salò Primo giro e già bagarra assoluta in gara. abbiamo ancora un trend di queste gare Rack Race: gare di circa un'ora un di durata. Il fatto è che comunque i ritmi siano indiavolati dal primo all'ultimo chilometro, di fatto, una, uno sforzo importante dal primo all'ultimo metro. Una volata di fatto lunga 40 km. spettacolare e virtuale. Per conoscere dunque oggi il vincitore del trofeo Città di Salò. Intanto, con le immagini, numero 7 in gara. Marco Domi, lui che era presente sin dal primo giorno, sin dal trofeo Salò Riva. Oggi, 14esima piazza momentanea per Marco Domi. ecco inquadrato numero 7 in gara. Nel massimo sforzo sui pedali, siamo ancora nel tratto di pendenza. Prima della discesa, che ci riporterà in salò per completare dunque il primo giro di gara, i tre previsti. Vediamo ancora che il prossimo giro sarà anche il traguardo volante X-Tech. Intanto con la regia è la volta di Luca Ricci, numero 39, in gara. In questo momento a sfruttare anche la scia di chi lo procede dove era, con il numero 80, Gianluca Romiti. Vediamo ancora che... Una delle peculiarità, possiamo dire, di queste gare B-Cool, il fatto di poter sfruttare anche in maniera sensibile la scia di chi, di chi eh, precede, è sicuramente anche un aspetto, un aspetto molto tecnico, eh, e non da sottovalutare, appunto. Questo, il fatto appunto di eh, saper anche, eh, saper sfruttare dunque la scia, risparmiare energie per il gran finale di gara. Intanto è eh, poi la volta del nostro atleta end bike Claudio Pietro Boni che lo, lo, lo salutiamo ed inquadriamo lui che cogliamolo ancora è in gara in questo momento con eh, di fatto l'end bike bravissimo dunque anche Claudio Pietro Boni in 72 esima posizione in questo momento per la passione e per la voglia oggi di mettersi in, in, in lotta possiamo dire per la rec race partecipare oggi alla Trofeo città di Salò Eccolo sempre quadrato, dunque nel suo massimo sforzo, Claudio Petroboni. Ora con la regia è il turno in 33 posizione per Andrea Baldazzi. Anche lui presente sin dal primo giorno. Anche lui già eh, più volte piazzato nella rec race. Oggi ad inseguire in 33 posizione Andrea Baldazzi, in solitaria nel tratto di passo piano. Che tra pochi istanti. Scusa, ovviamente, ovviamente Andrea Bartolucci e non Andrea Baldazzi, numero 16 in gara. Andrea Bartolucci in questo momento dunque sta per intraprendere tra pochi istanti dunque il tratto in discesa per completare dunque il primo giro di gara. Intanto. È il momento di parlare anche degli sponsor, i tanti sponsor che supportano il progetto Recreation a partire dunque dall'azienda CNG. Professionisti del addizio legno, da una tradizione familiare, da tre generazioni dunque, l'azienda CNG opera in completa autonomia in tutte le fasi del ciclo produttivo. Qualità, precisione e competenza realizzano dunque CNG soluzioni architettoniche e costruttive, sempre al passo con le esigenze di mercato e tutte le tecniche produttive. Versatilità per tutti i tipi di clienti, dunque, il marchio di fabbrica di CNG a Condino, in provincia di Trento, uno dei partner, possiamo dire, storici del Rec Race. Intanto, con le immagini, torniamo io sulla Vesta della Corsa, dove è sempre presente... In solitaria Walter Azzolini, lui che sta in questo momento terminando il primo giro di gara. Dunque, al giro di, dire di Boa, a inizio del secondo giro di gara, Walter Azzolini al comando, 24 secondi di vantaggio su Oregio Paolone. E poi là dietro il terzetto con Riccardo Galante, Alberto Merli e eh, Luca Bianchi di inseguire a circa 30 secondi di ritardo. Dunque, uomo solo comando, sta invece partendo terreno dopo una partenza. Tutta è Aurelio Paolone e resiste invece al comando. E come in questo momento, ha tutto con un ritmo importante: Valterazzolini, eh, Azzolini, 40.7 di media, 330 watt, anche di più in questo momento, per Valter Azzolini che sta guidando in solitaria la, il trofeo Città di Salò, sesta tappa della rec Race Campionato d'inverno. Eccoci intanto sugli inseguitori con il numero 118. È la volta di Daniele Del Rosso. Ecco in una posizione in questo gruppo dove è presente anche Gianluca Peruta e Alberto Argenta. Lottare oggi per una piazza di, di, della top 10 eh, questi tre uomini. Poco più dietro invece Daniele Ziglioli, il capoclassifica della Re una partenza forse eh, un po' più rilento per Ziglioli, forse una tattica la sua per risparmiare anche energie preziose per una rimonta da ipotecare nel finale. Vedremo poi quale sarà stasera la classifica eh, finale quando mancherà solamente una tappa alla fine del rec Race sabato prossimo con partenza d'ore 16 per il Trofeo Tre Laghi. La tappa più dura sul percorso, dunque, più ehm, selettivo per decretare dunque il re del campionato d'inverno. Vediamo ancora poi che le emozioni del recreation finiranno sabato prossimo, perché da gennaio torneremo con un nuovo campionato, la Coppa di Primavera, con 7-9 tappe inedite su percorsi altamente spettacolari. Si inizierà, vediamo ancora sabato 9 gennaio. Con il trofeo Montisola si correrà dunque sull'isola al centro del Lago Di Seo, su un percorso comunque ehm, sicuramente molto molto suggestivo, al centro dunque del Lago Di Seo. E poi, seconda tappa, sabato 16 gennaio, trofeo circuito di Monza si sfreccerà di fatto come le Ferrari nel circuito eh, della Formula 1. Sarà una corsa velocissima. Su eh, il punto, il tracciato di eh, circa 4 km dell'autodromo di Monza. E poi, sabato 23 gennaio, si, eh, darà, si renderà omaggio di fatto anche al pirata Marco Pantani con la Cesenatico San Marino. A pochi giorni dal, dall'anniversario della morte del pirata appunto sabato 23 gennaio si ehm, partirà dalla, dalla Romagna e si arriverà di, per la prima volta nella storia di fatto fuori confini italiani nella Repubblica di San Marino, sulle Erte di San Marino, dunque su un percorso sicuramente molto molto interessante dal profilo altimetrico e poi sabato 30 gennaio, quarta tappa, Como-Lecco si tornerà dunque in Lombardia, nelle zone dei Provenzi Sposi, possiamo dire tra Como-Lecco su appunto la zona dei laghi possiamo dire del nord italia e poi si entrerà nel circuito del lago di garda con le tre tappe una fila all'altra si inizierà sabato 6 febbraio con la salò bardolino prima tappa dunque del trofeo lago di garda il sabato dopo 13 febbraio sarà la volta da bardolino riva dunque si sì, dalla provincia di verona si arriverà in provincia di trento sulla punta nord del lago di garda e poi conclusione della Coppa di, di Primavera sabato 20 febbraio con la Riva Salò dunque dove si è iniziati si torna indietro per l'ultima tappa della Coppa di Primavera che decreterà poi il vincitore finale del campionato ehm, di Primavera Recrace. e intanto bagare in corsa torniamo dunque eh, in questo momento sulle prime posizioni dove il, si dilata il vantaggio per Walter Azzolini, che ha già intrapreso in questo momento le rampe del cunettone, sapete che in queste zone viene anche chiamata delle zette per gli appassionati ciclomatori della zona. Dunque, su questa balconata di fatto sopra la città di Salò, che vede adesso il volo solitario per Walter Azzolini, 25 secondi il vantaggio, che adesso aumenta anche a 28 su pa uh, Aurelio Paolone, e poi dietro il quartetto ad inseguire con. L'alleanza tutta Trentina fra Thomas Capra e Riccardo eh, Galante, con loro troviamo anche Alberto Merli e in questo gruppo sempre presente anche, le, anche Luca Bianchi. Dunque in quattro ad inseguire adesso, ma a 40 secondi di ritardo, da chi sta facendo il buono e il cattivo tempo in gara, ovvero Walter Azzolini e Aurelio Paolone. Eccoci intanto anche con la regia su Alberto Merri, il vincitore della Orzi Sarezzo a comporre anche lui il quartetto che adesso che sta collaborando di fatto per respingere gli attacchi dell'esordiente Walter Razzolini e di un bravissimo Aurelio Paolone. E poi secondo gruppone dove è presente anche Gianluca Peruta assieme al numero 118. Daniele Del Rosso con Alberto Argenta e un quarto atleta, ovvero ehm, Stefano Sandrin. In lotta dunque per un piazzamento quest'oggi, ma già lontani dalle prime posizioni, da chi guida, che adesso vanta un vantaggio interessante sugli seguitori. È più staccato, invece, quest'oggi Daniele Ziglioli, il capo in undicesima posizione Daniele Ziglioli. Più staccato, dunque, e oggi possibilità dunque per Galante. Di portare a casa Punti importanti e distanziare di fatto gli avversari nella lotta alla Coppa d'inverno. Galante, che si trova in questo momento. Nel possiamo dire gruppo che segue eh, i due battistrada, mentre fuori dalla top 10, Dunque, per il momento, eh, non eh, zero punti all'attivo per Daniele Ziglioli. Che dunque oggi potrebbe. Davvero lasciare sul terreno diverse lunghezze di ritardo da riccardo galante per la sfida alla coppa d'inverno stiamo andando intanto verso il gpm con la testa della corsa, dunque il primo gpm x-tech con in palio che devono ancora i premi dell'azienda x-tech di pytone oltre Oltre a, ovviamente, i campioncini Rec Integra, integratori comunque per lo sport, dedicati ai partecipanti della Rec Race. Go. E intanto è prossimo al GPM XTEC il battistrada, Valter Razzolini, eccolo sempre al comando con 38 secondi di vantaggio adesso, tagliare per primo traguardo XTEC GPM, dunque il primo sul cunettone per Valter Razzolini, in precedenza dunque anche lo spot dell'azienda tra i trans DG, di Ghedi Trasporti Liquidi Chimici, uno degli sponsor, possiamo dire, storici della Rec Race da oltre 25 anni dunque tra le trans offre un servizio alla migliore clientela con professionalità e disponibilità nel campo di trasporti liquidi e chimici mentre sempre al comando sul tratto di passo piano dopo la rampa del Cunettone Walter Razzolini poi al passaggio anche in seconda posizione Aurelio Paulone a circa 40 secondi e poi il gruppo guidato in questo momento da Riccardo Galante ritardo di minuto e passa in questo frangente, dai quali evade anche Alberto Merli se ne vede Galante che in questo momento insegue, ma il vantaggio il ritardo quantomeno è oltre un minuto 1-13 adesso il ritardo per Galante e compagni di fuga in questo istante, 6%. In questo tratto, vediamo ancora che le pendenze massime del cunettone, rampa di circa 500 metri, poco più, è del 10%. Eccolo in questo momento, appunto, inquadrati con la massima pendenza del tratto, affrontato da Riccardo Garante e compagni in questo frangente, 429 watt. Adesso la potenza sprigionata da Riccardo Garante, il capo classifica della REC Race, che adesso prova in solitaria ad inseguire. Eh, chi lo precede oggi in ogni caso comunque saranno punti importanti per Riccardo Galante nella sfida alla Coppa d'Inverno perché Ziglioli l'avversario diretto comunque è molto più staccato in decima piazza in questo momento e dunque comunque vada potrebbe essere un successo per Galante che potrebbe scavare un socco importante fra sé e Ziglioli nella classifica generale intanto eccoci lo scogliamento con Galante con Luca Bianchi, con Alberto Argenta e con Thomas Capra, il quartetto dunque che segue i due leader della corsa più indietro invece set, quattordicesima tappa invece per William Mendini eccolo, lo scatolo di Prevalle in questo momento, anche lui in salita, il secondo classificato della Brescia-Montemagno adesso a cercare di rimontare posizioni anche William Mendini così come poco più staccato anche con 154 Alexander Kerelin. Ecco inquadrato in questo momento della regia Kerelin, così come alle sue spalle Eros Beretta, già protagonista settimana scorsa Eros Beretta e oggi ad inseguire lungo le rampe del cunettone anche per lui. Nel tratto forse adesso in cui seguita spiana per eh, respirare un attimo. Eccolo, Eros Beretta, Prima dell'ultimo muro finale. Prima di ehm, di fatto vivere le emozioni. Possiamo dire finali della corsa con l'ultima seconda, seconda parte del gara. Andiamo ancora anche per la seconda volta tutti i eh, gli partecipanti di gli 87 partecipanti di quest'oggi a partire da Riccardo Galante con numero 1 in gara e poi Marco Domi, Antonio Mulas, Andrea Baldazzi, Daniele Ziglioli, Pierpaolo Gai Andrea Bartolucci, Alberto Merli, Luca Massaccesi, Michele Piovaccari Davida Peccini, Gianni Swanauer, Marco Pioltelli, Alessandro Dora Luca Martinelli, Gianni Mameli, Alberto Argenta, Claudio Zini Gabriele Sbarufatti, Thomas Capra, Luca Cipriani, Cosimo Greco, Matteo Oriente, Fabrizio Brogi, Alessandro Pasqui, Gino Felice, Gianluca Peruta, Michele Lancini, Luca Dossena, Gianluca Romiti, Marco Puritani, Fabrizio Salutari, Enrico Zinetti, William Mendini, Cristian Mendini e Arianna Mendini, Franco Belfiore. Mario Spignoli, Giuseppe Ferrari, Anna Zani, Filippo Metelli, Federico Pugi, Francesco Martorelli, Dino Piscitelli, Claudio Petroboni, Daniele Del, Daniele Del Rosso, Michela Castagna, Franco Nisi, Roberto Augello, Giovanni Pulvirenti, Mirko Bargiacchi, Federico Arnoldi, Eros Beretta, Stefano Sandrin, Massimiliano Fostinelli, Mauro Giuliano, Alfio Zanni, Marco Torciati, Fabio Maggio, Andrea Englaro, Gerson Luciani, Aurelio Paolone, Alexander Kerelin, Massimiliano Di Marco, Orazio Arrigo, Paolo Azzanelli, Enrico Rieti, Luca Ricci, Luca Bianchi e gli esordienti di quest'oggi i neo arrivati nel mondo rec Race: Alessio Conti, Vito Nacci, Davis Missio, Walter Azzolini. Paolo Giuliano, Davide Buzzoni, Stefano Enderle e Giuseppe Santoro, dunque gli 84 partenti ufficiali di quest'oggi. Intanto, con la regia, in questo momento, torniamo nel drappello che insegue i leader della corsa. Sono rimasti in quattro, ha perso contatto Thomas Capra, il tricolore eh, esordiente, dunque, in questo momento, lascia le ruote in salita di chi lo precede dunque mancano in tre adesso inseguire sempre ehm, Aurelio Paolone e ehm, Walter Azzolini eccoci dunque con il tricolore portacolori del veloce club di Borgo Vassugana tricolore esordienti secondo anno 2019 Thomas Capra secondo classificato nell'Orzinovi Sarezzo e oggi a perdere contatto in salita dal drappello di Galante, ba eh, Bianchi e eh, di Merli. Mentre dietro in leggera rimonta, eccolo quadrato, l'altro leader della classifica, Daniele Ziglioli, in nuova posizione. Una corsa dunque, la sua, una tattica comunque corta la sua, è partito comunque a rilento ma pian piano sta recuperando posizioni dunque Daniele Ziglioli. In questo frangente, vediamo ancora anche che saranno tante novità poi che aspetteranno i eh, corridoi della Rack RACE da eh, gennaio in poi, con la Coppa Primavera, eh, con premiazioni divise, ad esempio, in base alle categorie d'età, in base anche dunque ai feedback ricevuti dagli amici della Rack Race nel scorsa settimana, il team R eh, REC Race, lo staff Rack Race. Ehm... Porterà, apporterà diverse novità del campionato primavera, fra i quali anche le classifiche divise in base alle categorie di età. Tutto ciò, dunque, grazie anche al numero sempre più elevato di eh, partecipanti, dunque, al rec Race, che, di fatto, ha permesso dunque di eh, suddividere anche le classifiche, creare più classifiche dedicate al sempre più elevato numero di partecipanti al nostro progetto Rec Race. Intanto, mentre scorrono anche le date delle sette tappe della Coppa di Primavera, ma oggi è la tappa fondamentale invece per la Coppa d'Inverno, perché da oggi potremo scoprire anche come si delineerà la classifica in, in, in vista, poi di sabato prossimo col trofeo, Tre Laghi, ultima tappa decisiva e la più dura e difficile per conoscere poi assieme il campione d'Inverno e poi prima ancora darvi appuntamento alla sera delle ore 8.30 circa con le premiazioni finali. I primi 10 classificati e di tutti i protagonisti, dunque della REC Race campionato d'inverno, siamo intanto in discesa con il leader Valter Azzolini, che sta dunque per ultimare il secondo dei tre giri di gara, e sono una planata dunque verso Salò per intraprendere dunque l'ultimo giro, l'ultima rampa del cunettone. Vantaggio importante: un minuto di vantaggio di Azzolini su eh, Aurelio Paolone mentre il gruppo ehm, il gruppo con Galante ha un minuto e 30 in questo momento dunque una corsa dominata quest'oggi davvero una recita solitaria e fantastica per Walter Azzolini un eh, numero davvero importante il suo e al comando del primo giro di gara ora sta per intraprendere dunque al termine anche della discesa, l'ultima tornata per poi cogliere se riuscirà il trionfo finale a Salò nel Trofeo Città di Salò. E intanto prima di vivere anche le fasi decisive di quest'oggi Vetrina sponsor del turno in questo momento anche dell'azienda Omar di Mendini a Prevalle in provincia di Brescia, dunque L'officina Omar da 72 per volontà del signor Giuseppe Mendini e figli si occupa di officine veicoli commerciali, veicoli industriali, autobus, carrelli elevatori e macchine in movimento meccanico. Officina autovetture e carrozzeria sono dunque le tre, i tre settori, possiamo dire, su cui è impegnata l'azienda Omar di Mendini Giuseppe e Figli a Prevalli in provincia di Brescia. Oltretutto, dal 2012, la Omar ha deciso di abbattere ulteriormente le emissioni di CO2 con l'installazione di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Dunque bravissimi la famiglia Mendini, bravissima azienda Omar, bravissimi dunque Christian e eh, William Mendini che sono oggi in corsa. Li ancora e protagonisti della Rec Race. Intanto con la regia in discesa stanno planando anche in questo tratto, Alberto Meldi, Riccardo Galante e eh, Luca Bianchi. Sempre di ad inseguire adesso, a circa un minuto 30, il leader Val Trezzolini, è staccati in circa 30 secondi. Invece, da eh, Aurelio Paolone, in seconda posizione, intanto siamo sempre in salita. Invece, in questo momento, con Davis, missio numero 166, ecco incontrato con questo da, da, dalla regia nel massimo sforzo quando stanno mancano pochi metri allo scollonamento per lui al GPM dunque del cunettone anche tra pochi istanti Davis Missio debuttante nella recres quest'oggi. Ecco la terza spedale in questo momento David, David Missio superare anche chi lo precede ovvero Alessandro Pasqui. Eccolo anche in Maya Trek Segafredo la squadra di Vincenzo Nibali, Alessandro Pasqui in questo frangente pilare in salita, rampe difficili al 10% adesso. L'ultimo muro del Cunettone prima del GPM anche per Pasqui 10%, 10 di pendenza, 10 allora adesso la velocità in questo momento si stringe i denti, si aggrappa anche di fatto al manubrio in questa fase di salita massima 276 Watt... Quelli impegnati in questo momento da Alessandro Pasqui nell'ultimo muro del cunettone per la seconda e penultima volta per lui. Mentre sul falso piano dopo la salita, Arianna Mendini, bravissima anche lei, eccola, ha già scognato Arianna Mendini adesso di affrontare di fatto il tratto, la balconata di Susalò, il tratto di falso piano prima della discesa finale che ci riporterà dunque lungo le sponde del lago di Garda. Bravissima dunque Arianna Mendini, così come bravo anche Franconisi numero 126 in gara. Ecco incontrate in questo momento Franconisi nel massimo sforzo anche per lui. Guardiamo ancora la Rec Race, gare di un'ora circa con partenza e arrivo a tutta, ritmi indiavolati al primo metro all'ultimo metro, di fatto un sforzo fisico importante. Che potrebbe essere anche alleviato, cogliamo ancora dai, dai integratori Rec Integra, specialisti di in integrazione dunque sportiva da oggi anche per ciclisti, sono presenti, vediamo ancora i campioncini Rec Integra nel pacchetto premiazione di quest'oggi al GPM eh, di giornata e nella classifica finale, eh, cogliamo ancora che anche lo staff di Rec Race a disposizione anche dei, di voi sportivi, di voi Rec Racer per maggiori informazioni anche sui prodotti e integratore alimentare, IREC, integra un'arma in più dunque per affrontare il vostro massimo sforzo sportivo. E intanto con le immagini alla volta, dunque, numero 160 in gara, ovvero Giuseppe Santoro. Ecco in questo momento: in 44esima posizione. Giuseppe Santoro, impegnato anche lui nel tratto di falso piano, così come davanti a lui. Mirko Bargiacchi per loro dunque la posizione oggi attorno alla quarantesima piazza dunque a metà gruppo possiamo dire oggi erano oltre 80 i partecipanti ufficiali di giornata mentre più avanti poco più avanti a loro troviamo in questo momento l'84 in gara Marco Puritani in compagnia anche di Antonio Mulas anche per loro dunque è Fassopiano piano che ci riporterà poi nella città di Salò eccolo Marco Puritani anche lui massimo sforzo sui pedali in questo momento in questo tratto di eh, leggero falso piano 297 watt 3.5 la pendenza in questo momento sotto le ruote sotto i rulli dei corridori per Marco Puritani così come Antonio Mulas anche lui in questo momento sui pedali per affrontare di fatto il falso piano che poi ci riporterà poi a Salò per iniziare l'ultimo giro di gara che è già iniziato. Invece perché guida questa corsa del primo chilometro, ovvero Walter Razzolini, eccolo. Tornare a lungo il lago, uscire di fatto da Salò in questo momento per intraprendere tra pochi chilometri l'ultima ascesa al Cunettone. 800 metri di vantaggio su Aurelio Paolone Eccolo in maglia Borans Groe anche lui in questo momento impegnato nell'ingresso di fatto a Salò. Siamo lungo le sponde del lago di Garda oggi per il trofeo città di Salò Ritardo di 1,40 adesso. Per Paolone su Azzolini, Mentre ancora più staccati, il gruppo possiamo dire il gruppo eh, Galante con il Cato Galante, Luca Bianchi e eh, Alberto Merle. Intanto. Prima del gran finale, dunque, si ricordano anche tutti gli sponsor della Rec Race. A partire dall'azienda CNG di eh, Condine, provincia di Trento, professionisti dell'edilizio in legno. Si ricorda poi Pasticceria Europa in via d'Europa Montichiari. L'emozione della dolcezza. Consegna a domicilio, dunque, garantite per, dalla pasticceria, pasticceria Europa di Montichiari. Sponsor di quest'oggi. E poi Politura Metallica Zanotti. A Bione in provincia di Brescia, da 60 Dunque professionisti per la smerigliatura, pulitura e lucidatura di metalli e prodotti lavorati. Passiamo poi a Trali Trans, trasporti liquidi e chimici. A Ghed in provincia di Brescia. XTEC Sport Design a Paietone. Sponsor tecnico della Rec Race. Loro che forniscono i premi. Eh, per i protagonisti di queste gare, oltretutto, ehm, sono anche sponsor tecnico del Team UAE Emirates, squadra del vincitore del Tour de France, dei Pogazzar. E poi Omar di Mendino Giuseppe Figli a Prevale in provincia di Brescia, oltre ai neo sponsor, ovvero Apol di eh, Cordini, Oscar, intermediario assicurativo dolte quanti anni di esperienza nel settore, dunque, adidenza nel Garda provincia di Brescia e l'azienda Martin Pellet che, come dice noi appunto, vende i pellet a Agnosini in provincia di Brescia, dunque fornisce tipologie diverse di pellet per tutte le esigenze, legna secca di faggio per tutto l'anno in vari tagli per cammini, stufe e pizzerie e anche con segno domicilio per tutta la provincia di Brescia. Dunque l'azienda Martin Pellet di Agnosine in provincia di Brescia. Intanto, con la gara è la volta adesso, in seconda posizione per Aurelio Paolone, eccolo, circa un minuto e mezzo il distacco adesso per Paolone, mentre più dietro, là dietro. In difficoltà oggi, anche in solitario Alberto Argenta, tredicesima piazza per lui. Una gara, comunque. Difficile un giorno difficile oggi per l'Argenta. Diverse volte sul podio nella REC Race. Ma oggi ha tardato e fuori dalla top 10. Sarà invece interessante vedere anche la posizione di Daniele Ziglioli. Lui che è in diretta, direttamente in lotta con, ehm, con Galante, appunto, per la, il titolo di campione d'inverno. Eccolo in un'altra piazza, Daniele Ziglioli che sta lentamente. Eh, recuperando posizioni una tattica di gara la sua intelligente che lui che si è comunque mantenuto di fatto nelle retrovie nella prima parte poi pian piano sta recuperando posizioni adesso in sesta, sesta piazza e dunque sta inseguendo in solitaria adesso il gruppo con Galante dunque per tenere aperta anche la rec race oggi bravissimo Daniele Ziglioli in rimonta costante sul gruppo di Galante per poi dare l'appuntamento e sfida settimana prossima al Trofeo Tre Laghi per conoscere dunque il testa a testa il vincitore finale della Coppa d'inverno. Dunque sfida aperta fra il giovane Riccardo Galante, astronascente del ciclismo trentino, campione italiano cronometro 2020 allievi e l'esperto bravissimo e, e sempre eh, grintoso Daniele Ziglioli, anche oggi comunque in netta rimonta, dunque protagonista di una fase di corsa. Intelligente la sua con una rimonta costante nella seconda parte di gara. Siamo intanto tra pochi istanti, anche lungo il GPM con il battistrada, ovvero sempre Val Trazzolini. Eccoci con le immagini invece su Pino Ferrari adesso in ventesima piazza, anche per lui, dunque, tratto di discesa. E poi stato che si impegnerà ulteriormente nuovamente per l'ultima ascesa. al cunettone anche per Pino Ferrari, numero. 98 in corsa. Ecco in questo quadrante quadrato nel suo massimo sforzo, dalla regia Pino Ferrari. Qui davanti. Invece, in salita, Valter Razzolini. Si alza su Dunque, su queste rampe, adesso dolci del prima del muro finale. Vantaggio che adesso si riduce, però eh, attenzione: eh, 650 metri. Dunque, dietro, qualcosa stanno recuperando alle sue spalle. Eh, sia Paolone sia il gruppo di eh, Riccardo eh, Galante occhio perché è ancora aperta la corsa quest'oggi perché davanti adesso il ritmo di ehm, di Valtteri Razzolini si, eh, si abbassa e dunque attenzione perché c'è ancora l'ultima salita e ancora la possibilità dunque per chi è dietro di rimontare in questa fase di salita 550 metri dunque su Paolone ma anche dietro il gruppo di Riccardo Galante stanno comunque rinvenendo forte sulle ruote di Walter Azzolini. Occhio dunque, corsa che si mantiene adesso apertissima in questa fase. Con Azzolini che, dopo una prima fase di corsa, comunque ha tutto adesso sta prendendo terreno. Un minuto circa di vantaggio su eh, Paolone, 800 metri invece di vantaggio sul gruppo. Con Riccardo Galante, Alberto Merli e Luca Bianchi. Intanto, GPM anche secondo vinto. Operazione dunque completata per eh, Walter Azzolini, che vince anche secondo GPM. Adesso c'era un lungo falso piano in salita, prima dell'ultima planata a Salò. Prima dell'ultimo tratto, dunque, che ci porterà poi su una, fuori dal circuito su un tratto in linea che di fatto chiuderà il trofeo. Città di Salò. Intanto, eccoci anche sul capo Riccardo Galante, quarta posizione dietro Ziglioli comunque in netta rimonta alle spalle di questo gruppo potremmo oggi, vedere oggi un, un podio inedito con il virtuale formato da Luca Bianchi Aurelio Paolone e Valter Razzolini tre di fatto nomi, nomi nuovi della REC RACE che procedono invece Riccardo Galante e Alberto Merli gli due di fatto vincitori delle corse REC RACE quattro, vi quattro vittorie per Riccardo Galante una invece a Sarezzo per Alberto Merli, intera dietro. Daniele Ziglioli ha preso le ruote. Thomas Capra, eccoci con il gruppo Ziglioli, Capra e anche con Daniele Del Rosso. Oggi potrei mantenere comunque aperta la corsa al titolo d'inverno. Daniele Ziglioli. Non è comunque molto distante del gruppo di, ehm, di Galante. Dunque, ci vuole credere, ci deve credere oggi Daniele Zidòi. Sesta piazza. Dunque, mal che vada, saranno solamente due, barra tre i punti oggi. che, che perderà in classifica da Riccardo Galante? Prima dell'appuntamento finale di sabato prossimo, della resa dei conti finali di sabato prossimo col Trofeo Tre Laghi, dove conosceremo dalle ore 16. E poco dopo il nome del vincitore della Coppa d'Inverno Rec Race. Eccolo in maglia Bora Hans Daniele Ziglioli, settima posizione parziale per lui in questo momento, per tenere aperta la sua Rec Race e la, la sua classifica generale, per rimandare poi a settimana prossima il testa a testa con Riccardo Galante. Nella tappa finale, dunque, della Rec Race. Prima della serata di eh, gran gara con le prime azioni finali e l'appuntamento, poi con la Coppa di Primavera co da sabato 9 gennaio. Intanto, con la regia, sempre solo il comando, Valter Azzolini. Eccolo, quadrato della regia in questo momento nel falso piano, 280 watt. Sempre una velocità comunque importante la sua. 35 l'ora adesso in leggera salita per, ehm, per Azzolini. Adesso, altra accelerata per lui, dunque, dietro. Vantaggio che adesso si dilata ancora su eh, Paolone e sul gruppo con Galante. Va ancora forte, attenzione, va ancora forte. questo momento Azzolini sembrava avere passato in precedente un momento di difficoltà, ma poi tornato a, eh, è tornato comunque il vantaggio da, ad aumentare in questo frangente. Oltre un minuto di vantaggio, dunque, per Walter Azzolini. Su chi lo segue, dunque su eh, Aurelio Paolone. Ecco in questo momento inquadrato nel massimo sforzo. Il leader della corsa Walter Azzolini. Sempre a tutta mentre con la regia. Poi ci sposteremo tra qualche istante con l'immagine anche su Massimiliano Fostinelli numero 138. In questo momento a seguire le ruote anche di ehm, 1.35 in gara eccoci questo tratto di falso piano anche per loro prima dell'ultima salita alcune tone oggi abito della sfida al trofeo città di Salò sempre guidato nelle fasi finali da, da un bravissimo eh, Walter Azzolini Mentre con l'immagine adesso il turno numero 160. Questo ventiquattro così come è la volta e la volta del numero 70 in gara, ovvero Alessandro Pasqui. Eccoli, eccoci tornare dunque su, su Pasqui in maglia del team Trex Segafredo. 53esima posizione per in questo momento. Alle sue spalle... Poco più dietro invece la volta numero 25 David Peccini, anche per lui inizia la discesa per la l'ultima volta dunque per il rientro in Salò in maglia Euskadi Murias, la squadra basca per lui oggi. Dunque David Peccini, maglia dunque nero e, e verde scintillante per Peccini che adesso in discesa dunque sta tornando a Salò. E poi il turno con le immagini adesso della regia che ci porterà dunque su un altro corridore adesso alla volta, il 147, ovvero Fabio Maggio, anche per lui ultimo dente prima della discesa. Siamo sull'intero intero gruppo adesso, gli oltre 80 partenti ufficiali di quest'oggi. Numero che sempre più sta incrementando, vediamo ancora che da eh, Coppa di Primavera, grazie anche ai vostri suggerimenti e feedback, il team Rec Race ha deciso di, eh, di suddividere poi le classifiche in base all'età. Dunque, in, eh, a causa anche del sempre più elevato numero di partecipanti eh, a queste corse, a questo campionato d'inverno, dalla Coppa di Primavera avremo classifiche separate per eh, in base all'età, fascia d'età appunto, per tutti i protagonisti della Rec Race. Intanto. Con le immagini è il turno adesso del tandem che insegue Riccardo Galante e Alberto Merli. Due minuti in ritardo. Là davanti però. Non vedono ancora comparire Paolo. Beh, Aurelio Paolone. In seconda posizione dunque. Sembrano essersi cristallizzate adesso le posizioni, con sempre un vantaggio importante, due minuti circa di Azzolini Spolone che a sua volta ha due minuti di vantaggio su Merli e eh, Garante. anche oltre eh, a Merli Garante, sempre presente anche un bravissimo Luca Bianchi, anche lui per lui oggi nella sua migliore gara, nella sua migliore prestazione di fatto dell'Arc Race per Luca Bianchi. Che tiene testa adesso due grandi protagonisti del Rec Race, ovvero eh, Riccardo Galante e, e Alberto Merli. Entrambi gli unici due di fatto ad aver vinto una gara Rec Race: quattro tappe vinte per Galante, una invece la vittoria per Alberto Merli. Che in classifica in questo momento, nella classifica eh, parziale Rec Race, si trova in quinta posizione con 24 lunghezze. Siamo intanto adesso allo scolinamento al GPM. Anche con. Fabrizio salutare numero 85 in corsa, eccolo, scollinare adesso sul cunettone, anche per lui. Dunque. Ora il passo piano, un lungo passo piano che poi ci lo riporterà in discesa. Altra quarto finale di Salò tra pochi istanti, tra pochi minuti, conosceremo dunque il vincitore del trofeo. Città di Salò con un uomo solo a comando, sempre, ovvero Walter Azzolini. Prima intanto di eh, vivere le fasi finali della REC RACE, eh, trofeo cittadino è il turno poi di eh, ricordare anche i tanti sponsor di quest'oggi, fra i quali anche l'azienda CNG di Condino in provincia di Trento, professionisti dell'edilizia in legno. Da la generazione dunque, con una tradizione familiare CNG opera in completa autonomia in tutte le fasi del ciclo produttivo qualità, Precisione e competenza sono dunque i marchi di fabbrica di CNG a Condini in provincia di Trento. Storico sponsor, possiamo dire, del progetto RecRacers. primo giorno dunque con noi per vivere assieme a voi, Racers. dunque le tappe della Coppa d'Inverno. Intanto, con le immagini, Luca Bianchi, sempre con comporre il Trazzetto, con Galante e con in seguito adesso a giocarsi ormai. Solamente una, la terza piazza del podio perché le due posizioni principali sembrano mai essere cristallizzate per Walter Razzolini e per eh, pa Aurelio Paolone, sempre al comando solitario. Quando mancano circa 3 km a traguardo, Walter Razzolini oggi al debutto nella Rack Race, altra prestazione importante. La sua dal primo chilometro al comando, di fatto, Walter Razzolini. Ora, con una velocità comunque importante, sempre 65 all'ora di scesa, adesso sui rulli è una velocità importante per lui. 65 all'ora sui rulli è devastante come andatura. Sta per riportarsi dunque sul traguardo finale di, ehm, di Salò. Eccoci intanto con le immagini con Alberto Merle a guidare il tracciato del seguimento che andrà a giocarsi dunque le posizioni sul podio quest'oggi, perché le prime due posizioni ormai sono essere... Ehm, riservate ad Azzolini e a Paolone, dopodiché, diciamo ancora che ufficializzeremo poi il, lo staff di Recreation ufficializzerà stasera. Poi l'arrivo definitivo di quest'oggi. Ma a breve, aspettiamo, attendiamo per vivere il grande arrivo di Walter Azzolini. Ancora circa 2000 metri per lui, e poi sarà Trionfo Salò. Intanto, sempre in lotta per il podio tra ehm, Galante, Merli e eh, Bianchi. In questo momento, per il podio virtuale, vediamo ancora che poi la classifica verrà stilata stasera e annunciata dunque sui canali ufficiali di Rec Race. Vediamo ancora che, oltre alla pagina Facebook di Rec Race, siamo in, diretta in questo momento sulla pagina Facebook di Pentaciclismo, così come sulla pagina Facebook di CicloColor che è partner, media partner appunto di Rec Race. Mancano ormai pochi istanti per vedere per vivere assieme l'arrivo trionfale a Salò. È già nel tratto. Dunque in linea, che si porta al quarto finale lungo le sponde del lago di Garda. Sulle sponde bresciane. Dove oggi stiamo per assistere al trionfo al numero clamoroso al debutto del race per Walter Azzolini. Ancora 800 metri poi. A Salò. Dove. Ancora, abbiamo vissuto anche nel passato il mondiale del ciclismo 62 dopo, dopo due arrivi tappa al Giro d'Italia oggi è il turno dell'arrivo della REC RACE per la sesta tappa il trofeo di Salò 600 metri ancora e poi al debutto quest'oggi sarà il numero clamoroso di Walter Azzolini al traguardo eccolo In questo momento negli ultimi 400 metri di gara Ormai è una passerella finale per Walter Azzolini, ancora 300 metri e poi sarà trionfo. Salò eccolo al debutto quest'oggi, in testa al primo metro, all'ultimo di gara, 250 metri e poi sarà successo per Walter Azzolini. Ecco in questo momento: intraprendere l'ultimo rettilineo là in fondo, lo striscione. Che decreta il successo al debutto quest'oggi per Walter Azzolini. Eccolo al traguardo. Che numero. E poi tra pochi istanti, tra comunque un minuto circa. L'arrivo anche per eh, Aurelio Paolone. Eccolo. Attraversare il salone in questo momento. Ancora un chilometro e mezzo per lui in solitaria. Per... La seconda posizione, quest'oggi. Vediamo ancora che poi l'arrivo verrà ufficializzato stasera sulle pagine ufficiali di Rec Race, Con la classifica dunque di tappa e generale. Quando mancherà solamente una prova al termine. Sabato prossimo con la partenza dell'ora 16, col il trofeo tre laghi. Tappa decisiva nella sfida finale tra Riccardo Galante e Daniele Ziglioli, intanto al traguardo, ancora un chilometro e mezzo, poco meno adesso per. Aurelio Paolone, lui che è partito tutto quest'oggi, lui che dal primo metro ha fatto comunque un ritmo devastante e che si è poi accontentato della seconda piazza finale. Ecco l'altro tra circa un chilometro dunque. Aurelio Paolone, poi sarà sfida 3, sarà sprinta 3 per la terza posizione con i punti importanti in palio, punti pesantissimi in palio quest'oggi fra il capo classifica Galante, fra Alberto Merli e fra Luca Bianchi. Intanto c'è anche lo scatto adesso là davanti di Alberto Merli che va ad anticipare dunque la volata finale se ne avvede Riccardo Galante che sta puntando a rientrare sulla sua scia per risparmiare dunque le ultime energie prima dello sprint a due che varrà la terza piazza che dunque varrà il podio quest'oggi fra Alberto Merli e Riccardo Galante mentre ecco Galante adesso bravissimo a sfruttare anche la scia di chi lo precede intanto. Ultimi 400 metri e poi sarà seconda posizione per eh, Aurelio Paolone, anche per lui grande sorpresa di quest'oggi. Al traguardo finale, 300 metri e poi sarà seconda piazza in maglia Bora Hans Grohe quest'oggi. La maglia di Peter Sagan ovviamente per Aurelio Paolone, ultimo metilinio e poi là in fondo sarà una medaglia, un argento comunque importante per Aurelio. Paolone, ecco dunque il traguardo in seconda posizione finale, e poi concentriamoci adesso sulla sfida, lo sprint a, eh, a tre, possiamo dire perché è entrato anche Luca Bianchi, e dunque c'è anche un terzo incomodo nello sprint finale per la terza Piazza, fa eh, Riccardo Galante fra, eh, Luca, per, fra eh, Alberto Merli e fra eh, Luca Bianchi, dunque ora nell'ultimo chilometro sarà una bellissima volata a tre in questo frangente con punti pesanti per la classifica finale oggi in paglio si fuma adesso il trenino con Alberto Merli al comando seconda posizione Riccardo Galante che adesso passa al comando occhio anche alla Shea questo momento prima di lanciarsi dunque per lo sprint finale L ultimi 5, 100 metri e passa al comando Alberto Merli pronto a lanciare lo sprint suo salvota, bravissimo, intelligentissimo adesso, anche Riccardo Galante a sfruttare la scia fino in fondo, fino all'ultimo metro, per poi spuntare fuori nel finale e giudicarsi dunque il podio di quest'oggi a Salos. Lotta 3, dunque, fra Alberto Merli, Riccardo Galante e Luca Bianchi, 300 metri la scia importantissima adesso di Galante su Merli. in terza piazza poi rimane passivo Luca Bianchi, pronto per lanciarsi che lui per l'ultimo sprint, passa adesso comando Riccardo Galante, ma esiste ancora Merli gli ultimi 140 metri, ancora comando Merli. passa Galante per il podio, ma anche dietro anche la rimonta di chi lo segue, ma è se terza piazza finale dunque per Riccardo Galante, punti pesantissimi per la Rec Race per lui quest'oggi. E poi dunque quarta piazza per Alberto Merli lo sprint e quinta posizione per Luca Bianchi, numero 99 in gara. Ora dunque sarà altra sfida per la sesta piazza. Franco Belfiore, Thomas Capra, Daniele Ziglioli, altri punti pesantissimi quest'oggi, piazzamenti dunque importanti per la classifica finale prima della sfida di settimana prossima. Ancora un chilometro. Nella sfida dunque, fra Belfiore, Capra, il numero 118 del rosso, più staccato invece da Ziglioli, che oggi dunque lascia sul treno punti importanti dopo una rimonta costante nella fase centrale di gara, oggi lascerà sul treno molti punti importanti nella sfida contro ehm, Riccardo Galante. Eccoci intanto con Franco Belfiore agli ultimi 700 metri per lui, settima piazza se sì, così arriva l'altra traguardo dunque per Belfiore, che è avanti, sesta piazza dunque, che è avanti pochi metri su Thomas Capra e su Daniel Del Rosso, che lo vedono non riesco comunque a prendere la sua scia in questo momento, dunque sta resistendo in, fa in questa fase, in sesta piazza Belfiore, ma occhio dietro perché se dovesse ragganciare la scia sarà importante adesso per lo sprint anche per Thomas Capra, e perde del rosso. 300 metri resiste, il comando del fiore. Prova adesso di scenare anche la rimonta. Thomas Capra, il tricolore esordiente 2019. Ma non ce la fa perché davanti resiste. E come? L'ultima fase. Occhio però che sta rimontando dietro. E Capra. Occhio lo sprint di Capra. è un testa destra foto finisce. Fra, fra loro tre. E c'è Capra. Capra su Belfiore e su Delle Rosso. Ma occhio poi al finish che decreterà comunque stasera sulle pagine ufficiali di Rec Race, la top 10 ufficiale. Dunque, bravissimo anche al photo finish, al corpo di rene virtuale. Thomas Capra andrà a prendersi dunque la sesta piazza quest'oggi. Adesso, non nona posizione per il Leone in maglia Boras groe Daniele Ziglioli, 200 metri per tenere aperta dunque la sfida della Rec Race per lui. E rimandare poi la resa dei conti finale settimana prossima al trofeo Tre Laghi con partenza alle ore 16. Con tante salite, per conoscere dunque il campione d'inverno, il re d'inverno. Bravissimo comunque, in ogni caso. Daniele Ziglioli, eccolo il vecchio leone Daniele a tenere comunque aperta quest'oggi del rec race. E poi a chiudere la top 10 dovrebbe essere in questo momento Gianluca Peruta, che dopo il pod di settimana scorsa. A, eh, da fabuario oggi completerà dunque la top 10 di giornata eccolo l'alfiere del team bike avengers gli ultimi 500 metri resiste adesso sui suoi seguitori per cogliere comunque un'ottima decima piazza ufficiosa prima dell'ufficialità uff di stasera dunque sui canali rec race bravo dunque anche a Gianluca peruta a chiudere la top 10 di giornata in maniera quick step de koenig in questo momento agli ultimi 200 metri, bravo dunque anche Gianluca Peruta. Vediamo ancora anche ai, primi, ai protagonisti di stare poi collegati per interviste finali tra pochi minuti per conoscere anche da vicino poi le vostre impressioni a caldo di questa Città di Salò. Prima di rimandare poi tutta la resa dei conti finale a sabato prossimo, l'ultimo appuntamento della Coppa d'Inverno col trofeo Tre Laghi. Dunque top 10 ufficiosa completata, adesso arriva in undicesima piazza anche Alexander, Kerelin e via via tutti gli altri. Guardiamo ancora invece che da gennaio torneremo più virtuali che mai con la coppia di primavera. Appuntamento dunque da sabato 6 gennaio con il trofeo Montisola, prima prova della coppa di primavera e poi... Sabato 16 gennaio, il trofeo Cicuto di Monza, nel celebre autodromo della Formula 1. Sabato 23 gennaio, terza tappa, l'accesionatico San Marino sulle Erte, di Marco Pantani dunque. E poi, sabato 30 gennaio, si tornerà in Lombardia, per la Como Lecco, dunque fra i laghi dunque Lombardi, la quarta tappa della Rec Race Coppa di Primavera. E poi, il terzetto di cosse del giro del lago di Garda si inizierà sabato 6 febbraio con il salò Bardolino prima tappa dunque del giro del lago di Garda seguirà sabato 13 febbraio la Bardolino riva seconda tappa e poi chiusura della Coppa della Primavera per sabato 20 febbraio con la riva Salò vediamo ancora che grazie anche ai vostri feedback e suggerimenti grazie comunque al numero più, sempre più elevato di partecipanti da, eh, la Coppa primavera suddivideremo anche le classifiche in base alle fasce d'età e dunque sarà questa come tante novità che poi vi annuncieremo nel prossimo periodo riguardante appunto la Coppa primavera intanto all'arrivo è il turno a breve di eros beretta anche per lui dunque ultimo netilineo piazzamento dunque anche per lui poi nella top 10 dopo la Top 10 di settimana scorsa, comunque bravissimo anche Eros Beretta. Vediamo dunque ancora settimana prossima l'ultima tappa della race, Coppa, eh, Coppa Tre Laghi, Tre Laghi, comunque la gara più dura, la gara decisiva che dunque incoronerà il eh, vincitore della Coppa d'Inverno. Nella sfida fra Riccardo Galante e Daniele Ziglioli, che dunque che oggi ha tenuto comunque aperta fino all'ultimo giorno la Rec Race oggi, terza piazza per Galante. Ottava invece per Ziglioli, dunque, vantaggio che adesso si dilata in classifica per Galante il tricolore cronometro allievi 2020, ma un bravissimo comunque. Eh, Ziglioli ha saputo tenere testa e portare a casa punti che hanno permesso poi di tenere aperta la petta classifica. Intanto, prima di eh, passare poi in termini finali, abbiamo ancora anche fra i vari sponsor O mai storici di questa gara. Ovviamente anche la tenda Omar di Mendini ehm, Giuseppe Figli che dal 72 per volere del signor Giuseppe appunto porta avanti questa realtà impegnata come autoficina per veicoli commerciali, veicoli industriali, autobus, carrelli elevatori e macchine di movimento terra officina per autovetture e carrozzeria dunque sono i tre settori, i tre vagoni principali dell'attività dell'officina Omar di Mendini Giuseppe Figli a Prevalle in provincia di Brescia all'arrivo intanto anche Alberto Argento uno dei protagonisti delle prime gare Oggi purtroppo una defiance per Alberto Argenta, niente punti per lui. Ecco il traguardo di Alberto Argento, un nostro di grandi amici della Race dal primo giorno con noi, uno dei protagonisti assoluti di queste gare. Oggi purtroppo fuori dalla top 10. Intanto Pino Ferrari al traguardo, anche per lui dunque, niente punti quest'oggi. Bravissimo comunque anche Giuseppe Pino Ferrari al traguardo, e poi alla volta. Numero 169 per Orazio, Arrigo. anche lui in maglia track Trakisiga Freddo in questo momento al traguardo. E poi la prima ragazza al traguardo, ovvero Anna Zani. Ecco in questo momento, quando manca circa 500 metri per lei, eccola al traguardo, tra pochi istanti anche Anna Zani. Eccola, nell'ultimo sprint, bravissima dunque anche Anna Zani. Ancora 300 metri poi... Sarà traguardo anche per lei a Salò. E dunque sarà terminata la sua, la sua eh, difficoltà di giornata. Eccola, al traguardo dunque Anna Zani tra ancora 200 metri. La prima delle ragazze quest'oggi al traguardo di Salò. Ultimo sprint dunque per Anna Zani. Là in fondo il traguardo finale di Salò. Termina dunque la sua prova anche Anna Zani. Termina dunque il trofeo. Città di Salò anche per lei. Eccoci intanto. A proposito di Mendini, è il turno adesso di Cristian Mendini, uno dei tanti alfieri della famiglia Mendini impegnati in queste gare. race, Cristian Mendini, 200 metri anche per lui. Da dietro. Enrico Rieti alle sue spalle. Lo sfila. E dunque, c'era sprint a due fra Mendini e Rieti in questo momento. Per il piazzamento. Comunque, sempre prestigioso della race Ecco l'altra traguardo dunque, Mendini e Rieti, passa davanti Mendini, poi Rieti e poi subito dopo anche all'arrivo Marco Pioltelli. E poi la volta adesso con la regia anche per Federico Arnoldi e prima delle interviste finali anche il lancio dello spot per l'azienda Trali Transa. Go. vediamo ancora che poi la, lo staff Rec Race si riceverà anche di annunciare, ufficializzare la classifica finale stasera sui canali eh, ufficiali di Rec Race, dato anche il numero elevato sempre più elevato di partecipanti è giusto comunque eh, fare le cose per bene e decretare comunque in maniera completa anche gli arrivi di quest'oggi Altra parte di questo momento, intanto anche Gianni eh, Mameli, e poi poco dopo alle sue spalle arrivare in questo momento anche Alessandro Dora. Dunque, prima delle interviste finali, dunque, mi invitiamo a restare collegati i protagonisti quest'oggi per intervista a caldo e vediamo ancora. Dunque, l'ufficialità della classifica verrà data solamente stasera sui canali ufficiali di Rec Race dato comunque che il più elevato numero di corridori che partecipano a questa corsa è giusto comunque anche ehm, rivedere anche tutte le fasi di classifica per poi delineare l'ordine di arrivo ufficiale di quest'oggi. Vediamo ancora che oggi la vittoria è andata comunque al traguardo eh, a Valter eh, Azzolini che al debutto nel Rec Race ha vinto in solitaria, al secondo posto al traguardo per Orazio ehm, Aurelio, scusate, ehm, Paolone e poi terza piazza allo sprint per il capo classifica della Crace, Riccardo Galante. Dunque l'invito adesso è di essere collegati con noi. Tra pochi santi passeremo anche alle interviste finale della corsa, vediamo ancora anche che sabato prossimo alle ore 16, la resa dei conti finale con il trofeo Tre Laghi, lì conosceremo il trionfatore della Coppa d'Inverno Rec Race. Lago di Garda dunque, al Lago di Idro, passando per il Lago di Ledro, in tre laghi della provincia di Brescia, tra di alcune laghi della provincia di Brescia, dunque, per conoscere. settimana prossima, nel giorno più duro di tutti, nella tappa più dura di tutti, il vincitore della Recrescia, Coppa d'inverno. Intanto al traguardo Antonio Mulas, un dei federissimi della Recrescia che ci segue dal primo giorno, dalla prima gara, dal trofeo Salò Riva. Ecco al traguardo, ma Antonio Mulas, in questo momento, e subito dopo, alle sue spalle, anche al traguardo Marco Puritani bravissimo anche Marco Puritani si susseguono intanto gli arrivi a Salò dove tutto è partito eh, nel mese di novembre con la prima tappa della REC Racer alla Salò Riva oggi invece termina il tuo città di Salò su un percorso spettacolare con trascese alcune tone che hanno sgranato di fatto il gruppo dei REC Racers oggi al via oltre 80 partenti ufficiali quest'oggi tra i quali anche Luca Ricci ora al traguardo. Per il suo ultimo sprint. Eccolo, bravissimo anche Luca Ricci. Al traguardo. Abbiamo ancora anche l'appuntamento. Poi, tra pochi minuti, con le interviste finali ai protagonisti di quest'oggi. Dunque, restate collegati per le impressioni a caldo dopo questa gara. Abbiamo visto anche il traguardo intanto. Sopraggiungere Gerson Luciani. Ora con le immagini invece è il turno con la regia per Gianluca Romiti. Ancora un chilometro per lui in salò. Prima di uscire da salò per la fase finale di gara per dunque Gianluca Romiti. abbiamo ancora anche l'appuntamento settimana prossima alla sera in serale per le premiazioni finali della Rec Race con di fatto estrazione di Natale e, e tanti premi in palio per i protagonisti della Rec Race, dai partecipanti ai leader della classifica fino agli amici che eh, faranno il miglior presepe il miglior di Natale, dunque tanti eh, premi in palio per i protagonisti per scambiarsi anche le google di Natale in maniera virtuale, prima di darvi appuntamento poi tutti da sabato 6 gennaio con il ritorno della Coppa Primavera la prima tappa il trofeo Montisola. Eccoci intanto sempre con Gianluca Peruta. Ultimi, ah, Gianluca, scusate, Romiti. Ultimi ehm, 500 metri per lui. Eccolo. Bravissimo anche Gianluca Romiti in questo momento. Intraprendere da pochi istanti. L'ultimo vitilineo prima del traguardo finale di Salò. Fuori dal Salò. Dove oggi dunque si è terminata il la città di Salò vinto dell'esordiente Walter Azzolini e poi alla volta numero 126 Franco Nisi anche lui è il traguardo da pochi istanti Franco Nisi a terminare la sua prova in questo frangente ancora 400 metri l'ultima fatica l'ultimo sprint per lui Intanto a traguardo, bravissimo Gianluca Romiti. Ancora pochi istanti, poi Franco Nisi alle sue spalle. Invece rientra anche numero 111 Filippo Metelli. 101, scusate, Filippo Metelli. Ovviamente. Che sta per terminare, dunque, in maglia sprint gay di la sua prova. Bravissimo anche Filippo. L ultimo sprint, ultimo sprint per lui, gli ultimi 100 metri. E poi sale al traguardo finale. Alle sue spalle anche con numero 15 in gara per Paolo Gai. Sta per arrivare anche tra pochi istanti la seconda ragazza al via quest'oggi, Arianna Mendini. Eccola. Così come in questo momento. Ad uscire da Salò, numero 68 Fabrizio Brogi, anche per lui. Dunque l'ultimo chilometro. Fam Rouge è iniziata, ultima fatica dunque per lui, bravissima, anche Arianna, Galan Arianna Mendini, eccola la seconda. Ragazza a traguardo. La prima, che abbiamo ancora Anna Zani bravissima anche Arianna. Ultimo sprint ultimi 600 metri per lei. E poi terminerà la prova in questo momento, brava! Dunque, anche la terza dei Mendini. Dopo Christian, dopo William Al traguardo anche Arianna Mendini Quest'oggi 400 metri per lei È l'ultimo sprint, l'ultima fatica 194 watt In questo momento 40 all'ora A tutta fino alla fine anche Bravissima Arianna Mendini al traguardo 200 metri E anche per lei Sarò il traguardo sarà in realtà. Eccola all'ultimo sprint. Bravissimo. Dunque Diana Mendini. Termina la prova alle sue spalle. Poi sopraggiunge anche numero 68, Fabrizio Brogi. Anche per lui. termina la prova in questo momento. Il prossimo poi il traguardo sarà dopo Brogi anche un altro debuttante come Alessio Conti, poi passeremo alle interviste finali dunque, vi chiediamo, vi chiameremo uno a uno i primi dieci per l'intervista a caldo, per conoscervi anche da vicino, per conoscere le vostre impressioni dopo questa gara, il tropeo città di Salò. Eccoci tanto al traguardo, gli ultimi 800 metri per l'esordiente Alessio Conti, e poi cuffie alla mano per le interviste finali dunque con la top 10 di giornata. Partiremo dunque col vincitore eh, Walter Azzolini oggi al debutto nella Rec Race, a sorpresa, una gara dominata dal primo all'ultimo metro per lui e poi via via la top 10 al traguardo, prima poi di ufficializzare poi stasera dalla parte del team, dello staff di Rec Race la classifica ufficiale finale. Dato appunto anche il numero sempre più ingente di partecipanti. Si riserva direzione dunque di ehm, annunciare poi con calma dopo eh, le ultime verifiche dunque l'arrivo finale con l'altro guardo dunque ecco in questo momento ultimi 150 metri per Alessio Conti dopodiché staccheremo e passeremo dunque alle interviste finali partendo dal vincitore di quest'oggi Walter Azzolini Eccoci intanto col traguardo finale per eh, Alessio Conti. In questo momento, se il conferma, passiamo alle interviste finali con i protagonisti. Partiamo dal vincitore del trofeo di città di Salò, ovvero Walter Azzolini. Walter, ci senti. Eccoci, Walter al debutto quest'oggi. Un numero clamoroso il tuo. Com'è è andata? Diciamo è andata bene, insomma, sono partito a tutta e dopo nel finale avevo paura perché diciamo la salita non è il mio terreno forte, però dai ho tenuto bene, dai, sono contento, una bella esperienza. Tu che sei all'esordio, possiamo dire nella deck race, ma hai avuto già esper altre esperienze nelle corse virtuali? Sì, è due anni che ho B-Cool e diciamo col lockdown eh, mi sono un po' specializzato in queste gare qua, ne ho fatte in inverno, ne ho fatte altre, insomma, questa è la prima con voi, ma è stata proprio bella, insomma, da ripetere, insomma. Beh, quindi ti aspettiamo sicuramente sabato prossimo. Sì. Sabato sì, prossimo. Sì, anche se il, non è il mio terreno, però ci sarò lo stesso e ci sarò anche alle prossime, insomma, mi sono divertito, l'importante è divertirsi, insomma. Questo poco, ma sicuro l'obiettivo per cui comunque siamo con voi in queste gare e poi saremo con voi ancora in maniera ancora più forte questa primavera, anzi da, da gennaio, col trofeo, appunto, con la Coppa Primavera. Dunque, complimenti, bravissimo Val Trezzolini, appuntamento dunque grazie per mille. te a sabato prossimo. Buona serata, grazie. Grazie. grazie, grazie a tutti. Grazie. Passiamo adesso al secondo classificato, Ciao, anche lui, una sorpresa, Aurelio Paolone. Aurelio, ci senti? Sento. Eccoci. Sento. Ti sentiamo, stai facendo ancora il defaticamento, Aurelio. Sì, sì, è stata dura. <ride> dura, però è andata bene, a quanto pare. Sì, sì, mi sono divertito tantissimo. È una delle mie prime corse virtuali. Ah, quindi tu comunque avevi una tattica precisa. Sei partito tutta e poi sei mantenuto comunque un passo importante. Sì, sì, così ho fatto. Tutta è un passo importante. Alla grande, Il alla 2020. grande dunque. Bravissimo Aurelio, e dunque anche a te a questo punto ti aspettiamo a sabato prossimo per l'ultima tappa, la più dura di tutte. Spero se, di esserci, se non lavoro ci sono sicuramente, se non sarò impegnato al lavoro. Grazie di tutto. Ti aspettiamo, grazie dunque anche a Aurelio Pollone, secondo classificato quest'oggi. E poi sul podio, ancora sul podio, Riccardo Galante eccoci Riccardo Eccomi. tornato in vetta solitaria alla classifica generale quindi anche per oggi è andata bene possiamo dire sì sì è andata benissimo e, <ride> e niente aspettiamo di vedere la settimana prossima perché sai che il ciclismo è sempre un po' un'incognita fino alla fine Sì, il ciclismo è bello anche per questo perché comunque ci riserva emozioni inaspettate inattese fino all'ultimo metro possiamo dire Ora tu guidi esatto. con capo nella mano 5 lunghezze di vantaggio su Ziglioli. Quindi, hai possibilità di fare anche dei calcoli, possiamo dire settimana prossima. Eh, esattamente, calcoleremo un po' di fare una furbata di a tutti. tenere a Però, come detto prima, è sempre un'incognita, quindi può succedere di tutto e le condizioni come vanno mi aspetto, mi aspetto di tutto da Daniele perché ho visto nelle altre gare che è uno che bastona bene quindi <ride> no, no, mai abbassare la guardia non molla mai Daniele non molla mai e le condizioni no, no. per te Riccardo visto che comunque tu hai anche una stagione agonistica che ti aspetta eh, da febbraio in poi eh, come va sì. la gamba? Eh, abbastanza bene dai ero un pochettino stanchino perché questa settimana mi sono iniziato a preparare un po' tutta la stagione però siamo arrivati giusti alla fine, perché dopo settimana prossima sono finte le gare, quindi magari non arrivo neanche stanco come pensavo. Certo, Meglio comunque, così. la possibilità anche per voi di presentarvi, poi grazie a queste gare interattive, con una gamba diversa, sicuramente dalla marzo, in poi alle corse. Eh quello, sì. Grazie, Riccardo, complimenti grazie ancora. Al sabato prossimo. Dai, dai, dai. Grazie. Ciao. ciao, Daniele. Ciao Riccardo, complimenti ancora, bravissimo. Quarta piazza, ancora lì a un passo dal podio, Alberto Merli. Alberto, ciao, ciao ragazzi, sì, anche oggi è stata dura. <ride> dura sì, però a quanto pare è un ottimo piazzamento per te, è mancato pochissimo per il podio. E ho provato come al solito ad anticipare perché so che Riccardo è veramente, veramente veloce. Anche l'altro ragazzo, l'ho visto sugli sprint, sulle rampe erano veramente veloci, però. Bravi loro che mi hanno sfruttato la scia e complimenti perché sono stati più veloci. Bravi tutti. Settimana prossima, tu che comunque hai vinto su un, per, un percorso, possiamo dire, in fasso piano, pianeggiante come quello di Sarezzo. Settimana prossima, come la vedi? Ma, la, la vedo che bisogna vedere la gamba degli altri perché vanno tutti veramente forti. Io cercherò di fare la gara davanti e portare a casa un altro bel piazzamento per la classifica generale, insomma, via. Dunque, ultima soddisfazione poi per tornare, chissà, protagonista da gennaio in poi ma no, speriamo dalla prima gara magari esatto esatto ti aspettiamo sicuramente a tutta da davanti complimenti alberto grazie mille buona serata ciao a tutti ciao buona serata anche a te ciao, Qu ciao. quinta piazza per luca bianchi altra sorpresa di giornata luca ci senti luca bianchi quinto classificato in questo momento ci senti o passiamo passiamo oltre passiamo Passiamo al sesto posto di Thomas Capra, l'altro giovanissimo di quest'oggi nella top ten. Thomas, ci senti? Anche Thomas, il tricolore esordienti 2019, non ci sente. Passiamo dunque al settimo posto con Daniele Del Rosso. Daniele? Ciao Daniele. Ciao. Oggi ottima piazza per te. Sei contento? Sì, eh, molto anche perché questa è la prima volta che finisco la gara perché le altre due volte ho avuto dei problemi e non sono riuscito a partire col gruppo e comunque quindi i rompi dai protagonisti attesi anche la settimana prossima, ci sarai? sì sì, spero <ride> tecnologie permettendo sarei comunque davanti speriamo dai, è stato molto divertente complimenti a voi per l'organizzazione Complimenti dunque a te, bravissimo dunque, settimo classificato, grazie a Daniele, grazie. a presto, grazie Ciao a tutti. E poi ottava piazza, Franco Belfiore, Franco, Franco Belfiore che non ci sente in questo momento, e dunque passiamo al vecchio leone, se mi passa il turno, Daniele Ziglioli, Daniele. Oggi ho fatto una fatica bestia. <ride> Oggi ero stanchissimo, però beh, va bene, ci sta. Ah, e eh sì, su un percorso comunque che non si addice alle tue caratteristiche ah. tecniche? Ma ah, Ero riuscito a arrivare nel quinto posto, quinto o sesto, mi sembra. Sesto, in... eri sesto un certo punto. Poi di colpo sono schiantato, perciò va bene. <ride> ci sta. Respinto dalle salite, dalle salite di Salò. E tu eh. comunque hai tenuto... Aperto anche il discorso della classifica generale, dunque settimana prossima sarei comunque lì a lottare fino alla fine. Speriamo che non sia con quella di oggi, se sennò... no <ride> sarà più difficile di oggi. Il percorso. La prossima, allora riposo, settimana. <ride> grazie. Allora. Complimenti ancora, a Daniele. No, grazie, a sabato prossimo, ciao. Passiamo adesso dunque alla decima piazza, Gianluca Peruta. Gianluca. Luca Peruta non ci sente in questo momento, Vediamo ancora però che questa era la top 10 di giornata ma poi verrà ufficializzata eh, stasera sui canali eh, ufficiali di Rec Race i, i giudici di Corsa, possiamo dire, ci sono riservati anche le possibilità, poi visto anche l'ingente numero, il sempre più crescente numero di eh, partecipanti di, ehm, di appunto eh, annunciare poi in maniera ufficiale la classifica con calma stasera, vediamo ancora anche i complimenti anche per eh, le nostre ragazze al via Anna Zani che se ci senti in diretta vogliamo anche scambiare due chiacchiere con lei. Anna Zani in questo momento si è collegata. Anna. Ciao. Eccoci Anna, la prima delle donne in corsa quest'oggi. Non ci credo, ma benissimo. Bravissima. È la mia prima gara. È la tua prima gara. Scusami, sì, ho perso. Ho preso... ah. Ho preso la bici da veramente pochissimo tempo e <ride> diciamo che ho sudato parecchio. Quindi la tua passione per la bicicletta è una passione possiamo dire recente. Recentissima, sì. E è una bella passione sicuramente. Eh sì, ti tiene sotto molto però, sì. Ma preferisci l'attività possiamo dire virtuale o l'attività all'aperto? Ma no, dai, mi piace, ho preso i rulli da poco e sono rimasta soddisfatta. Uh -huh. E tu ci sarai comunque settimana prossima? Sì. Certo. <ride> Adesso che funziona tutto, Rulli e Zoom... Ecco, <ride> peccato smettere. Eh, la volta scorsa ho avuto problemi di connessioni, non lo so. Eh, la tecnologia purtroppo non sempre ci garantisce la massima prestazione. Complimenti Beh, comunque, Anna. Grazie a Settimana prossima, buona serata, grazie. Ciao. Grazie dunque anche a Nazzani e poi all'altra ragazza in gara, ovvero Arianna Mendini, se ci sente anche lei. Altrimenti, in questo momento, passiamo anche ai saluti finali. Con l'appuntamento, dunque, per sabato prossimo, dalle ore 16, con la partenza dell'ultima tappa della Rec Race, la resa dei conti finale Ziglioli contro Galante contro tutti per il trofeo Tre Laghi. Dunque, dalla Rec Race, da Salò è tutto. Buona serata a tutti. Chao, oh, gracias.